suoni che ascolteremo sono realizzati con solo quattro onde sinusoidali poste in una relazione non armonica. Questo suona come una campana tibetana. E quest'altro invece è un effetto quasi cinematografico. Allora, entrambi sono realizzati con quattro elementi. Andiamo a vedere quello della campana, sono quasi identici, cambia soltanto l'inviluppo nel tempo di questi suoni, di questi elementi. Allora, vediamo un po' quello tipo campana tibetana. Allora, è fatto solo da quattro onde sinusoidali. La prima è il suono fondamentale. La seconda ha più 30 semitoni. La terza più 41, la quarta a più 47. E ovviamente le onde sinusoidali non risentono dei filtri, tuttavia si può agire in una maniera indiretta per avere un effetto che più si suona piano, più è cupo, più si suona forte, più brillante, predisponendo una diversa risposta al tocco, cioè il primo suono poco sensibile al tocco, il secondo un po' di più, il terzo ancora di più e il quarto ancora di più. Quindi più suono forte, più i suoni brillanti si attiveranno. Più suono piano, più non si attiveranno. Ovviamente poi posso allungare il suono e mettere anche degli LFO. Invece andiamo ad ascoltare l'altro suono, che si basa su elementi molto simili, sempre quattro onde sinusoidali, sempre poste in una relazione non armonica. E andiamo a guardarli. Il primo a 0, il secondo a più 42, il terzo a più 41, il quarto più 47. Ovviamente è stato aggiunto un po' di phaser, se lo tolgo è così. Questo un po' ci permette di usare gli elementi del MOX quasi come se fossero degli operatori FM, ovviamente non lo sono, non possono modulare l'uno nessuno dell'altro, però possono interagire creando delle... delle sonorità che un po' ricordano le potenzialità dell'FM, ecco. E quell'altro. Ovviamente in questo suono, se volendo simulare il suono di una campana, i decadimenti sono molto rapidi in tutti gli elementi e si va a zero. Invece in quell'altro, volendo essere un effetto quasi da pad, i decadimenti sono diversi, si sviluppano nel tempo. In pratica il primo suono entra così, il secondo parte da un ritardo di 8, cioè non parte istantaneamente appena si suona il tasto. Stessa cosa per il terzo, che parte ancora dopo. Quarto parte a zero, tuttavia ha un lentissimo attacco, così c'è un momento nel quale questi suoni dissonanti si incontrano e creano dei battimenti.